Colpo sotto che va di moda in questi giorni. Ma si è avuto un attimo, un secondo per guardare il portiere che stava uscendo e ho preferito il colpo, diciamo, di precisione piuttosto che il colpo di forza che ci avevo provato pochi minuti prima. Nel primo tempo, soprattutto la tua prestazione ha fatto la differenza, mi è sembrato, per far breccia nella difesa dell'Empoli che si è chiuso molto bene per tutta la partita. Ma sicuramente eravamo preparati sul tipo di partita che faceva l'Empoli. Vedevo che riuscivo a avere qualche spazio, soprattutto nell'inserimento quando il tuo era largo, cercavamo di sfruttarlo nel migliore dei modi, ci potevamo parlare io e Totò a cercare di trovare qualche varco perché non era facile. E anche dopo, quando loro sono stati in inferiorità numerica, erano ancora più chiusi e gli spazi erano ancora inferiori. Riuscivo ad arrivare fino alla tre quarti e ho affittato qualche cross dalla tre quarti perché alla fine loro erano tutti 10 uomini nei loro ultimi 20 metri. Non era facile, siamo però stati bravi a sbloccare ancora sul 2-1 il risultato. Quanto bravi, quanto ingenui all'ultimo minuto sulla seconda. Sono state tre occasioni loro, tutti e tre dai calci piazzati. Sicuramente se vogliamo stare nei piani alti della classifica, questa ingenuità non è la. Andrea, credo che voi siete entrati comunque nel cuore della gente. Il tuo tiraccio altissimo è stato salutato da un tributo di applausi. Questo è importante, dai. Anche nel corso del secondo tempo, all'inizio, quando stentavate un po', siete sempre stati eccitati. Ma credo che dimostriamo ogni giorno di dar tutto, arriviamo a casa, comunque la sera siamo tutti i giorni molto stanchi perché diamo sempre il massimo. E credo che la gente prima di tutto voglia questo, noi mettiamo in campo tutto quello che abbiamo e loro con il loro sostegno cercano di farci uscire. Andrea, credo che questa pausa sia stata di 5 giorni, no? Che ci sia Sicuramente, il gioco del mister è faticoso, è bello, è offensivo. E personalmente credo che dopo 15 partite nell'arco di 3 mesi vada bene un po' di riposo, 10 giorni, vada soprattutto bene anche il ritiro dopo di 10 giorni al ciclo che ti permette di mettere le gambe gli ultimi 5 mesi del comunque tu hai campionato. sempre due polmoni, vero, come tutto. Però nel primo tempo hai ricevuto una botta, abbiamo temuto che fosse qualcosa di grave. Cosa ti è successo e come stai? No, è stata una botta che mi ha fatto una piccola distorsione all'interno, fortunatamente è stata più la botta, il dolore che la distorsione. Ho tenuto un po' duro dopo i medici a fine primo tempo con una fasciatura, mi ha permesso di fare sfruttamento. Ma hai risentito un po' di questa botta nel secondo tempo? No, no, non più di tanto. Logicamente un po' di stanchezza dopo sulle gambe si è fatta sentire quando corri per tutta la partita, alla fine da qualche parte devi cedere, quindi magari un po' di stanchezza nel secondo tempo l'ho messo fatta sentire. Abbiamo visto alla fine della partita un Handanovic un po' arrabbiato, non abbiamo capito cosa era successo, ci puoi chiarire? Ma niente, assolutamente. Erano arrabbiati i tifosi fuori, l'amarezza era nei tifosi fuori, figuriamoci noi in campo personalmente, che la facciamo sulla nostra pelle giorno per giorno. Buttare via una partita così al 90esimo brucia tutti. E niente, Handanovic era preoccupato perché pensava di prendere lui le colpe, mentre invece l'abbiamo subito tranquillizzato. Non è colpa sua, non è colpa di nessuno, è colpa di tutti. Però logicamente anch'io andando fuori dal campo ero arrabbiato. Comunque, quarti classifica. Ma io non abbiamo mai guardato la classifica, abbiamo sempre pensato al primo obiettivo che è 40 punti. Mancano 11 punti, manca un girone, due partite, un girone di ritorno per arrivare al primo possibile che è 40 punti. Quando li raggiungeremo guardiamo gli altri obiettivi.